Lo so, in fondo ci speravamo un po' tutti, che con le novità in casa Apple e in casa Facebook, con iOS 14, non succedesse più. Tuttavia, beh, l'avete già letto dal titolo di questo video, l'account Facebook Ads può essere ancora bannato, sono cambiate alcune cose perché c'è un dettaglio che sicuramente non avete ancora preso in considerazione, introdotto proprio dalle novità di iOS 14, o meglio, potremmo dire come Facebook si è adattato a quanto richiesto da iOS 14. Sto per svelarvelo in questo video, quindi mettetevi comodi, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e soprattutto condividete questo video con tutte le persone che fanno Facebook Ads là fuori. Sì, perché oggi nessuno è immune all'account Facebook Ads bannato. Sul canale ne ho parlato diverse volte, vi lascio qui in descrizione l'ultimissimo video che ho fatto, quello relativamente al 2021, perché inutile negarlo, nel tempo sono cambiate tantissime cose in casa Facebook e in casa account Facebook Ads bannati, e quindi periodicamente sul canale sono andato a registrare diverse guide molto interessanti e le cose che dico appunto in questo video sono ancora valide anche con le novità di iOS 14. C'è una cosa però che è stata introdotta con iOS 14 che ho potuto sperimentare anch'io in questi giorni da vicino, con mano, l'ho proprio toccata, e oggettivamente rende le cose un po' più complicate in casa business manager in caso di ban, in caso di account Facebook Ads bannato. Quindi, fermo restante che tutto quello che vi ho già detto nei video che trovate sul canale e che se non avete ancora visto vi invito ad andare a guardare appena finite questo, quindi fermo restante che tutto quello che trovate lì dentro è ancora valido, quindi per quanto riguarda farsi un account di backup, creare eventualmente un altro account, non usare le stesse informazioni di pagamento e tanti altri dettagli che vi dico appunto nello specifico nei video dedicati e che non vado a ripetervi sia perché appunto ci sono i video dedicati sia perché sono ancora valide, c'è questa novità che sono sicuro, anzi sono certo, che la maggior parte di voi ha preso un po' sotto gamba, perché vuoi perché le novità di Facebook ci hanno costretto a cambiare le cose in corsa, a farci trovare anche preparati in alcuni casi, andando a preparare gli eventi, a preparare tutto quello che è andato a cambiarsi nel tempo, abbiamo tutti sottovalutato il dominio. Ora, come sapete, Facebook vuole la verifica del dominio. Non entro troppo nel tecnicismo perché ne ho già parlato in questo video su iOS 14 e stanno arrivando altre chicchette su iOS 14 e le Facebook Ads, per cui davvero iscrivetevi al canale. Beh, il dominio deve essere verificato. Ora è fondamentale per Facebook che il dominio dove ovviamente sono agganciate le nostre ads, o meglio, dove vogliamo dirottare il traffico, sia verificato. È una procedura abbastanza semplice, cambia magari da provider o dalla tipologia che scegliamo, perché ad oggi ce ne sono tre. Io personalmente uso quella del DNS, quindi vado sul provider, seguo le istruzioni di Facebook e in pochi secondi siamo a posto, e poi vai a creare tutte le conversioni o gli eventi standard, ma appunto ne abbiamo già parlato nel video dedicato. Ovviamente questa è un'operazione che possiamo fare solamente da business manager e possiamo farlo solamente sotto la voce brand identity. Se spulciate un po' lo vedete. Ora, perché questo qui è il cruccio dei nuovi account Facebook Ads bannati? Beh, perché, se non lo sapete, solamente un business manager può verificare il dominio. Quindi facciamo un esempio proprio pratico per rendere il tutto più semplice. Se il mio dominio è www.alelorenzi.it, solamente un business manager può verificare, o meglio, potremmo dire, oltre a verificare, reclamare la proprietà di questo dominio. E cosa succede nel caso io abbia altri business manager? Gli altri business manager richiedono l'autorizzazione a utilizzarlo a quello principale, il quale condivide gli eventi e condivide appunto l'utilizzo. Ora, se questo magari da un lato rende tutto più semplice, potremmo dire, perché se ci pensiamo proprio a livello pratico, di fatto se abbiamo 8 business manager non dobbiamo rifare la procedura 8 volte, ma semplicemente mandare la richiesta al business manager madre, no? Quello principale, che è appunto il titolare del dominio e che poi ci condivide tutto. Quindi da questo punto di vista può sembrare semplice, immediato. Tuttavia nasconde una criticità in caso di account bannato. Perché? Perché supponiamo, essendo che, tenete a mente questa cosa, se il business manager che è il capo, il titolare del dominio, per qualche ragione viene bannato, non solo non potrà più condividere il dominio con altri business manager, ma non potrà né cambiare l'ordine di priorità degli eventi, che sapete essere importante, ve ne ho già parlato in molti video, e non potrà neanche condividere il pixel e quindi di conseguenza i dati tracciati per quelle conversioni a un altro business manager.
Ora, questa può sembrare magari una cosa molto banale, tuttavia non lo è, perché se il vostro business ha solamente un dominio e siete abituati a lavorare con quello e magari avete già delle automazioni in essere, mi viene da pensare a un VSL, mi viene da pensare a un webinar o anche un e-commerce, per esempio, può creare qualche danno. Quindi lavoriamo come sempre di prevenzione. Ho preparato alcune chicche, alcuni tricks, alcuni suggerimenti, chiamiamoli come vogliamo, da condividere con voi quest'oggi. Quindi, ragazzi, letteralmente distruggete il pulsante del like qua sotto, perché solamente se arriviamo a 100 like faccio un video ancora più dettagliato e ancora più succulento riguardo l'argomento. Quindi confido in voi, altrimenti non esce, ve lo garantisco. Allora, punto numero uno: dobbiamo lavorare sempre di mindset. Lo so, mi sentite sempre dirlo, ma di fatto è così. Fare Facebook Ads in modo efficace, analitico e ottimizzarle è questione di mindset, di mente di ferro, potremmo dire. E lo è anche in caso di account bannati, perché di fatto è una situazione che ci crea molto nervosismo e se non riusciamo a essere lucidi e lavorare in modo logico, quasi a scompartimento, diventerà veramente difficile trattare le cose per quelle che sono. Sempre più spesso vedo persone che davanti agli account Facebook Ads bannati si arrabbiano, lo so, e capita anche a me, soprattutto se magari sono account che hanno un certo storico, ma fa parte del gioco. Ormai chi mi segue sul canale sa che questo è un tema iper, super, mega trattato, succede, è successo, succederà, per cui arrabbiarsi non funziona. Piuttosto manteniamo una mente lucida e capiamo come muoverci. Quindi, primo step, lavorare sul proprio mindset. Secondo, lavorare di prevenzione. Ve l'ho detto all'inizio di questo video. Solamente un business manager può verificare il dominio, gli altri lo assorbono richiedendolo, ok? Quindi, presupponendo che abbiate guardato questo video e che vi troviate in una situazione in cui avete già un altro business manager di riserva, come verificate il dominio in quello principale? Condividetevelo, ok? In modo tale che subito abbia le risorse. E terzo tricks fondamentale che va di pari passo con la verifica del dominio, controllate in modo analitico e soprattutto in modo molto importante l'ordine dei vostri eventi, perché quando andate a cambiarli richiede un po' di tempo a Facebook per adattarsi, ne parleremo in un video dedicato. Per cui fate in modo che quando andate a verificare il dominio e condividerlo agli altri business manager, gli eventi siano quelli, non vengano cambiati, diciamo, frequentemente, in modo tale che l'account di backup abbia la stessa situazione e, appunto, in caso di ban di business manager madre, quello di riflesso possa gestire tutto quanto nei limiti, perché infatti, anche se l'account business manager madre sarà bannato e l'altro riuscirà comunque a gestire tutto, la proprietà rimane di quello bannato. Quarto punto da portarci a casa. Questa situazione si verifica solamente, ci tengo a precisarlo prima che iniziate ad agitarvi, solamente in caso di business manager bannato, non account Facebook Ads bannato. Perché? Perché il dominio, se ci fate caso, è a livello di business manager, è come se fosse una scatola, una matriosca, potremmo dire. L'account pubblicitario sta dentro il business manager, quindi se vi bannano l'account pubblicitario, ad oggi che registro non ci sono conseguenze sul dominio, non dovete preoccuparvi e potete continuare a usarlo e a condividerlo con altri business manager. Se vi bannano l'account business manager, è lì che nasce il problema, perché lui è bloccato. Vedrete una schermata di Facebook offuscata quando provate ad accedere a livello di pixel, a livello di conversioni, proprio perché vi impedirà la condivisione delle stesse, ok? Quindi questa situazione si può verificare solamente in caso di business manager bannato. Se cambia qualcosa, ve lo porto sul canale. Ma cosa importante da tenere in considerazione? Non è così frequente il ban del business manager, a differenza dell'account pubblicitario bannato, che è una cosa che succede sempre più frequentemente. Ormai tante persone aprono, ad esempio, un account Facebook per fare pubblicità e nel giro di pochi minuti, se non poche ore, gli viene subito richiesta la verifica del documento, ok? Questo è a livello di account pubblicitario. Il business manager sta sopra e solitamente quando il business manager viene bannato o è una verifica aziendale, quindi Facebook vuole capire chi siete, che azienda siete, cosa fate. E poi generalmente completata ve la sblocca, però è un'operazione che richiede diverso tempo, quindi meglio non incapparci. E quindi anche lì lavorate di prevenzione. Se avete domande, fatelo sapere con un commentino. E in situazioni dove ci sono delle ripetizioni di violazioni continue, ma anche abbastanza gravose, al punto tale da mettere a rischio tutto il business manager, ok? Che ricordatevi essere l'infrastruttura più, diciamo,
grande di un account pubblicitario, ok? Perché sono letteralmente le fondamenta. Quindi nel momento in cui Facebook vi banna un account pubblicitario, potete farvene un altro all'interno dello stesso business manager. Ma se vi bannano il business manager, dovete usarne un altro. Per farvi capire anche la gravità della stessa situazione, ok? Ultimo aspetto da portarci a casa: le cose stanno cambiando. So che può sembrare una magra consolazione, ma di fatto è così. Questa novità di iOS 14 è di fatto una novità, per quanto Facebook si sia preparato, per quanto ci abbia avvisato per tempo e tantissime altre cose, ma io non mi aspetto che questa sia la situazione definitiva. Immaginiamo situazioni in cui abbiamo un unico dominio come degli e-commerce, è impensabile credere che se viene bannato un business manager quell'e-commerce debba ricambiare tutto il dominio e verificarne un altro, spostare l'e-commerce di dominio o usare dei redirect. È veramente una situazione un po' borderline. Quindi quello che mi viene da pensare è che adesso, quello che sta succedendo adesso, che è quello che può succedere se vi bannano il business manager ed è quello che, diciamo, è proprietario del dominio, sia una situazione temporanea. Perché di fatto come la risolviamo? La risolviamo se ci siamo condivisi gli eventi, la risolviamo se ci siamo condivisi il dominio e non abbiamo cambiato niente, la risolviamo associando un altro dominio e duplicando ad esempio un funnel e spostandolo su un nuovo dominio. È una situazione abbastanza borderline, onestamente, e non è neanche una situazione che può essere chiamata una soluzione se ci pensiamo. Come vi ho detto poco fa, nel caso di un e-commerce che è strutturalmente più importante di magari un VSL, che generalmente si muove in poche pagine, ma anche strutturalmente ha meno link, eccetera eccetera, un e-commerce, se ti si trova a dover cambiare tutto il dominio, non è proprio uno scherzo che si può risolvere dall'oggi al domani. Per cui sicuramente l'ultimo suggerimento che voglio condividere con voi quest'oggi è che mi viene da pensare che sia una situazione di fatto temporanea e dove Facebook metterà attenzione, mi auguro, il prima possibile. Quando? Non lo so, Zacchi non mi ha ancora telefonato per dirlo, ma mi aspetto che sia risolta a stretto giro. Come sempre, ragazzi, mi raccomando, lavorate di mindset, l'ho detto all'inizio, lo dico in chiusura di questo video. È una situazione che succederà e è successa, quindi non ha senso arrabbiarsi, non ha senso innervosirsi. Un po' ci sta, ma di fatto la cosa più importante che vi dico sempre in tutti i miei video è imparare a navigare in queste acque, non lamentarsi. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un commento, condividetelo il più possibile, tutti devono sapere questa cosa, e vi ricordo, ai 100 like, solamente ai 100 like, quindi dovete distruggere il pulsante questo, vi porto un po' di chicche ancora più succulente. Da Ale Lorenzi è tutto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao raga!